Ci racconti il progetto che realizzerai con il premio Cantamessa? Sì, allora io sono pediatra e in particolare mi occupo di malattie infettive in età pediatrica e sebbene mi occupi molto di ricerca a livello molecolare, diagnostico, per questo progetto ho voluto fare qualcosa di diverso che si ispirasse un pochino di più a quello che è un po' il motivo, l'etica che è dietro questo bando e dietro questo premio. Per cui ho proposto un progetto di volontariato e formazione di personale sanitario in un'area molto povera della Sierra Leone, in Africa occidentale, in una regione che è stata colpita dall'epidemia di Ebola nel 2015 e dove ripartire dal punto di vista sociale e sanitario è fondamentale. Io con dei colleghi ho già avuto la possibilità di iniziare un centro di salute, ma ora vogliamo implementare il progetto formando il personale locale in modo che diventi autonomo nella gestione delle principali patologie quali la malaria, la polmonite, la disidratazione e la gastroenterite e in più attiveremo un piccolo sistema di telemedicina tramite telefonia mobile in modo che gli operatori sanitari che formeremo alle scuole nazionali della Sierra Leone avranno la possibilità di essere in contatto con noi H24 per condividere sia la formazione sia la gestione dei pazienti a distanza. Cosa significa per te essere medico? Un medico è proprio una passione, una scelta di vita, significa avere l'onore e l'onere di avere la vita dei bambini nel mio caso, ma in generale dei pazienti affidata a noi, vita che significa non solo salute ma la possibilità di migliorare la qualità della vita di persone che o per fragilità o per malattia o cosa frequente nella pediatria anche per disagio sociale e nel mio settore nelle malattie infettive la povertà significa aver bisogno di noi ma noi aver bisogno di loro e metterci a noi a disposizione per migliorare in qualche modo la qualità della vita delle famiglie che si affidano a noi. Quali sono secondo te le caratteristiche che dovrebbe avere un buon medico? Sicuramente è importante l'emotività. Quindi metterci a livello della famiglia e avere la compassione, ma nel significato filosofico del termine, vuol dire condividere i sentimenti che spingono quella famiglia, quel bambino, quel paziente a chiedere il nostro aiuto. Ovviamente serve poi ovviamente la professionalità e saper anche avere la personalità e la prontezza di dover gestire le situazioni più importanti, ma senza mai dimenticare il lato emotivo della nostra scelta di vita.